pieno di bigottismo e di politicamente corretto, vi do il benvenuto nel mio podcast in cui possiamo parlare senza censure. Masturbazione. Finalmente posso dirlo senza essere bannata ogni volta. Allora, per le persone che seguono il mio canale da più tempo, sapranno che questo video su questo tema l'ho già fatto ed è uno dei più virali. Però è stato 2 anni fa, non ero ancora educatrice sessuale, ne parlavo per pura curiosità e passione personale, quindi ho deciso di fare un episodio dove riprendiamo l'argomento, ma questa volta ne parlo senza paure, perché qui possiamo parlare senza censure. Allora, io adoro parlare di masturbazione e chi segue il mio Instagram e tutti gli altri social lo sa perché ne parlo spesso. Perché adoro questa pratica? Penso che sia un modo per dimostrare amore a se stessi e poi ovviamente all'interno dell'episodio capirete come mai dico questa cosa. Allora, innanzitutto partiamo dalla definizione di masturbazione o autoerotismo, come volete chiamarlo. Penso che in realtà è superflua perché tutti sappiamo bene o male di cosa si tratta, ossia autostimolarsi, autoindurci piacere, quindi stimolare autonomamente, in modo consapevole e volontario, i propri genitali. È una pratica bellissima che si può fare con le proprie mani, con l'utilizzo di sex toys o altri oggetti che possono portarci piacere, ma che ovviamente siano sicuri. In realtà esiste anche la masturbazione di coppia, la masturbazione reciproca, però quello è un altro discorso che riprenderò dopo. È una pratica secondo me meravigliosa. Dopotutto, il mio nickname è self-care per qualche motivo e secondo me questa è una pratica che fa parte della self-care. Ma come mai? Allora, innanzitutto chiariamo una cosa. La masturbazione è normale ed è naturale, specialmente. Questo lo dico perché a volte leggo dei commenti di persone che dicono: oh mio Dio, no, masturbarsi è un peccato, masturbarsi lo fanno solo le persone disperate, è un atto impuro. Solitamente sono persone religiose che lo dicono o comunque fanatiche. E in realtà, da consulente ed educatrice sessuale, lo so che con la mia maglia di nude gli Aristogatti non sono tanto credibile, ma vi posso assicurare che persino i bambini all'interno della pancia della loro mamma possono masturbarsi. Iniziamo a masturbarci già quando siamo in grembo. Lo fanno anche i bambini in modo ovviamente senza malizia, in modo assolutamente naturale, perché di natura i nostri genitali ci procurano piacere e man mano che sperimentiamo e conosciamo il nostro corpo, queste cose sono assolutamente naturali. Però ho già intenzione di fare un episodio sulla masturbazione infantile, cioè come i bambini lo fanno e come educare i bambini a farlo nel modo corretto senza farli sentire umiliati o cose di questo tipo, perché ci sono genitori che appena il figlio si tocca i genitali fanno subito: oh mio Dio, che stai facendo? In realtà è una cosa naturale, è la scoperta spontanea e naturale del proprio corpo. Non lo dico io, lo dice anche un tizio a caso che si chiama Freud. E quindi, se vogliamo approfondire questa cosa, se volete, mi lasciate un messaggio, un ok per parlare di questo argomento e ne parleremo in modo più approfondito. Comunque, ci tengo a precisare questa cosa, più che altro perché i commenti che leggo a volte quando si parla di masturbazione sono veramente terribili, quando in realtà è una cosa così bella e così naturale che
ci può portare ad un sacco di benefici. Innanzitutto, la masturbazione ci permette di conoscere il proprio corpo, di esplorarlo, quindi capire cosa non ci piace, cosa invece ci piace, e di conseguenza possiamo poi comunicarlo anche ad un futuro o a una futura partner. E quindi diciamo che il vantaggio andrà anche alla coppia, perché se noi già partiamo con una conoscenza decente del nostro piacere, possiamo anche comunicarlo all'altra persona che invece il nostro corpo non lo conosce, e magari anche noi possiamo essere guidati dall'altra persona su come toccarla. Se per esempio io, esplorando il mio corpo con questa pratica, scopro che una parte del mio corpo particolarmente sensibile è il collo o il ginocchio, per dire, posso comunicarlo anche alla persona con cui starò, e l'altra persona, se ha praticato autoerotismo in modo sano, ovviamente, potrà comunicare a sua volta. E quindi, anche se diverse persone dicono: ah no, è una cosa triste, lo fa solo chi è solo, in realtà no, perché ti puoi masturbare anche se sei fidanzata o fidanzato, perché è una pratica che alla fine non fa altro che portare piacere a noi stessi e al nostro corpo, ed è una cosa bellissima. Inoltre ci aiuta in tantissime occasioni la masturbazione, perché per esempio allevia lo stress, riduce i crampi mestruali, e da persona che in questo momento che sta registrando ha le mestruazioni posso dire che sì, è un ottimo antidolorifico. E documentandomi ho visto che non sono l'unica, nel senso che proprio grazie ad un ormone che sarebbe l'endorfina, effettivamente il dolore viene alleviato. Perché quando si hanno le mestruazioni, se ci si masturba, quindi parlo specialmente a nome delle persone dotate di vulva che quindi sperimentano le mestruazioni, la masturbazione ci aiuta, grazie alle contrazioni che proviamo durante l'orgasmo, a rilasciare i crampi e i dolori mestruali. Poi, a proposito di cose che vengono rilasciate, ci sono un sacco di ormoni stupendi che vengono rilasciati, come l'ossitocina, l'endorfina che ho appena citato, la dopamina, perché comunque questa pratica ci fa stare bene proprio grazie a questo ormone. Quindi migliora l'umore e ci sentiamo rilassati, felici, ed è una cosa, secondo me, bellissima. Il nostro corpo è meraviglioso. E per non farci mancare niente, la masturbazione aiuta proprio a rafforzare le proprie difese immunitarie, quindi migliora proprio la nostra salute. Però non è tutto rose e fiori come si può immaginare. Per quanto sia una pratica meravigliosa, se fatta in modo compulsivo, inconsapevole e quasi involontario, diventa una cosa problematica. Spesso, questo lo dico perché spesso mi arrivano dei messaggi del tipo: io mi masturbo tot volte al giorno, faccio bene, faccio male? Oppure: io mi masturbo tutti i giorni, faccio bene, faccio male? Allora, quello che rispondo sempre è che la frequenza in realtà è soggettiva, quindi non c'è di preciso una quantità di volte in cui bisogna farlo, cose di questo tipo. In realtà la cosa ideale sarebbe ascoltare il proprio corpo e farlo quando il nostro corpo lo sta richiedendo, quindi quando abbiamo la voglia effettivamente di farlo, anche se ci sono dei periodi magari un po' più difficili della propria vita in cui anche la libido ne risente, e quindi magari non è che la masturbazione o il sesso in generale è la prima cosa a cui andiamo a pensare. Però diciamo che la frequenza è soggettiva, però dipende come lo si fa. È quello che stabilisce se c'è un problema con la masturbazione oppure se è una masturbazione sana e consapevole. Quindi diciamo che la masturbazione diventa un problema
quando viene fatta in modo compulsivo, come ho accennato prima. Quindi, quando la persona in un modo o nell'altro non riesce a controllarsi, sente il bisogno di farlo in ogni momento della giornata, in ogni singolo istante e non riesce a controllare la cosa, non ha proprio una regolazione dei propri impulsi e questo ovviamente ne risente nella sua vita privata e anche sociale. Ecco, se diventa quindi una dipendenza, allora lì sì, c'è un problema, c'è una problematica che deve essere poi affrontata con un percorso terapeutico, ovviamente, che riesca a sviscerare principalmente quali sono i motivi principali del perché una persona ha sviluppato questa tipologia di dipendenza e cercare di acquisire, diciamo, delle tecniche per gestire l'ansia, la sensazione di solitudine, di rabbia, perché diciamo che la masturbazione è una pratica che può diventare malsana quando ci sono delle emozioni che non riusciamo in qualche modo a controllare, eccetera. Quindi, secondo me, un percorso terapeutico può aiutare davvero tanto a capire come rendere questa pratica più sana possibile, così come dovrebbe essere. Altre volte invece mi è capitato di parlare con delle persone che mi hanno confessato che quando si masturbano o provano a farlo, provano un senso di vergogna, un senso di colpa, alcuni mi hanno detto anche di ribrezzo proprio. E la cosa ovviamente mi dispiace perché penso che se una persona sviluppa dei sensi di colpa, di vergogna e di repulsione nei confronti di questa pratica, può essere per alcune esperienze e credenze che altre persone hanno inculcato nella persona circa questa pratica. Ed è per questo che all'inizio dicevo che sin da bambini dobbiamo essere educati alla masturbazione, all'educazione sessuale e proprio all'approcciarci al nostro corpo, perché è bruttissimo pensare che il nostro corpo ci faccia sentire in colpa o proviamo schifo nel toccarlo. Uso proprio la parola che mi era stata scritta un giorno. E è un grande peccato. Ovviamente mi dispiace molto per queste persone. Io, in ogni caso, lo ricordo sempre, essendo consulente sessuale, offro anche delle consulenze. Quindi, se qualcuno desidera parlare con me di determinati argomenti, se si ritrova in quello che sto dicendo, io sono solo contenta di poter aiutare e poter dare una mano nel mio piccolo. In ogni caso, sappiate che questi sensi di colpa e di vergogna nascono proprio da come siamo cresciuti. Purtroppo l'ambiente sociale e familiare, culturale, può darci veramente tante cose, sia belle sia brutte come in questo caso. E sono tutte cose che si possono risolvere con un percorso terapeutico adeguato. In ogni caso, io personalmente penso che la masturbazione sia una pratica meravigliosa all'interno del mondo della sessualità, non solo per tutti i motivi che ho elencato prima, ma proprio perché è un modo bellissimo per dimostrare amore e cura nei confronti del proprio corpo e anche della propria mente, perché ovviamente sia corpo che mente ne risentono. E se fatto in modo sano ne risentono in modo positivo. Ci sono un po' di cose che però voglio aggiungere perché spesso mi arrivano dei messaggi che io veramente non capisco, cioè in realtà capisco e mi dispiace che alcune persone reputino una pratica così bella una cosa brutta. Ossia, una delle tante volte in cui ho parlato di masturbazione, mi sono arrivati dei commenti che bene o male avevano tutti lo stesso significato, ossia, masturbarsi è da disperati. Lo fanno solo le persone disperate, single, che non hanno nessuno perché nessuno le vuole. Allora, se una persona davvero si masturba per questi motivi, a me dispiace veramente molto. Effettivamente la solitudine potrebbe essere uno dei motivi scatenanti della dipendenza per quanto riguarda la masturbazione. Però non è vero, mi tocca ovviamente sfatare questa cosa, perché
Perché la masturbazione, come ho accennato all'inizio, si può fare anche se si è in coppia. E non è tradimento, perché questa è un'altra cosa che sento dire, non è tradimento, è un momento che noi ci possiamo prendere per il nostro corpo, per il nostro benessere. Non sempre ci deve essere il pensiero del farlo con qualcuno, perché comunque, secondo me, fare sesso, quindi quando c'è proprio un'altra persona coinvolta, pensi sì a te, ma pensi anche all'altra persona. E almeno personalmente a me la cosa a volte mette un po' di ansia, nel senso che a volte la masturbazione riesco a vivermela meglio perché so che sono solo io col mio corpo, so cosa mi piace, cosa voglio fare, non devo pensare a un'altra persona e quindi me la godo, finisco la mia sessione che sono contenta, rilassata e posso tornare a fare le mie cose oppure a dormire come mi capita spesso. Però non è da disperati perché, ripeto, una persona può decidere di prendersi questo momento per sé anche se è in coppia e questa cosa non è tradimento, è semplicemente prendersi un momento da soli, non è che il proprio partner è lì solo perché deve in qualche modo soddisfarci a livello sessuale, tipo, ah, ho voglia, ah già sono fidanzata, aspetta, mi vado a prendere la persona, magari la persona neanche vuole in quel momento e allora vai alla masturbazione, oppure ancora puoi decidere di farlo semplicemente perché hai voglia del tuo momento senza pensare per forza a qualcun altro. E no, non è da disperati, anzi, penso che non farlo ti porti alla disperazione. Ovviamente se è una cosa che ti piace, perché una cosa che ci tengo sempre a precisare è che nessuno nella sessualità, nella propria vita sessuale, è obbligato a fare cose. Magari una persona preferisce proprio il rapporto con qualcun altro ancora, come la sottoscritta, preferisce invece i momenti da sola con se stessa. Quindi questa è una cosa che ci tenevo a precisare quando si parla di masturbazione. Ma adesso la mia domanda va a voi. Quali sono i benefici che provate voi quando praticate la masturbazione? Ne possiamo parlare anche in live la prossima settimana, sempre lunedì alle 5, sul mio canale Twitch. E nulla, se avete qualche domanda su questo argomento, qualche parere, opinione che vi è venuta in mente, che avete voglia di condividere, lasciate pure il messaggio qui sotto nei commenti oppure in privato su Instagram, ovviamente con il dovuto rispetto nei miei confronti. Io spero davvero che questo episodio vi sia piaciuto. Vi ringrazio tantissimo se mi avete ascoltata fino a questo punto e ci vediamo al prossimo episodio senza censure.